Che cosa hai provato quando hai saputo la notizia questa mattina? Ma stupore, stupore. E cosa ti devo dire? Tristezza, tristezza, perché una persona che conoscevo molto bene, abbiamo condiviso 7 anni in nazionale insieme, mai devo dirti, una persona mai sopra le righe, consapevole del proprio ruolo, mai di una grande cordialità, disponibilità, per cui un personaggio, se penso al calcio di oggi mi viene doppiamente tristezza, quando il ruolo di allenatore, in realtà lui era allenatore in seconda, l'ho conosciuto io, però poi dopo ha fatto anche il primo con la nazionale, ma allenatore in seconda era l'amico dell'amico, era fratello dei giocatori, per cui ha vissuto una carriera splendida da giocatore, come allenatore praticamente si è calato nella parte, e devo dire che è sempre stato l'amico confidente, il consigliere, quello che ha sempre dato dei consigli giusti, con l'uomo di Berzotto, attraverso Berzotto riusciva a trasmettere quello che magari a volte l'allenatore non riusciva a trasmettere. Quando capisci, quando scompaiono certe persone ti vengono in mente tutti dei ricordi indimenticabili, per cui Qual è il ricordo tuo più bello che custodisci gelosamente di Cesare? Abbiamo fatto 2 mondiali insieme, abbiamo fatto un europeo, 2 europei, insomma, non c'è un ricordo particolare, c'è una complicità giornaliera, capito, con uno che magari, non so, quando i giocatori spesso sgarrano a volte, ma lui aveva sempre la parola giusta, sapendo qual era il suo ruolo, ecco.